Negdje 90-ih, kada je bio rat u Jugoslaviji, a ja sam bio u Engleskoj živio, u Londonu, i tada sam pisao neke pjesme, između tih mnogih pjesama bila jedna pjesma koja se zvala Ponte Rosso. Questa è la piazza del Ponte Rosso. Tra gli anni 70 e gli anni 90, questo era il cuore pulsante della vendita dei jeans. La città si popolava di una moltitudine di compratori che venivano a Ponte Rosso, che era il fulcro di questo commercio, a comprare jeans e caffè, che erano le cose principali. Ci sono delle foto scattate alla stazione per un reportage dove si vedono appunto questi che aspettano con i pacchi l'assalto al treno. Ljudje su vozili razno razno robo, katere se je takrat težko dobilo pri nas. Medtem so bile farmarke, ko smo rekli, kaubojke, kava, autodeli. Zastava 750 è stata la macchina del popolo per 20-30 anni, forse anche di più, ed è il pezzo con cui si andava a fare lo shopping a Trieste. Ne treba ni reći gdje smo. Ponte Rosso, nigdje na svijetu kapitalizam i socijalizam ne surađuju tako mnogo i tako pošteno kao na ovoj tržnici. Požuri jer autobus već trubi i kupi još cigareta par. Kad vrijeme ne gubi, on ne čeka. Pjaca Ponte Rosso, da, to je, možemo da kažemo, centar Trsta. Osjećaj kao nekakav izlog kapitalizma je bio upravo Trst za nas. Pa svi su kupovali, naravno, švercera, džins koji su švercovali iz Trsta. Ode, ode s njim i vikend moj.